Vediamo un po' che cazzo c'è da fare oggi. Magari carichiamo un video. 100 iscritti, Andrea che mi chiama. Pronto? Iscritti, siamo a 100 iscritti. Sì, l'ho appena visto anche io, Andrea. Cazzo, 100! Basta, basta, io lascio. E poi non hai saputo la novità, mamma mia. Cioè? Minchia, 100 iscritti, cosa ci può essere di peggio? Dai, c'è niente, c'è. Aggiornamento di Google Plus, ragazzi. Eh? Il nuovo aggiornamento di Google Plus. No, credo di non aver sentito via webcam, cioè ripeti un attimo. No, stavo dicendo che c'è il nuovissimo e bellissimo aggiornamento di Google Plus. Porca merda. Ragazzi, io protesto. Allora, io già che ci siamo, ragazzi, parliamo di questo grandissimo aggiornamento, di questo grandissimo sito che si chiama YouTube, e ripercorriamo le fasi principali della sua storia. Sì, allora, non percorrerei niente, io manderei fanculo a prescindere. Esatto, ma allora io direi, allora ragazzi, anni fa nel Paleolitico, non so se voi seguite YouTube da quando esiste, non lo seguiamo, una però una volta si metteva il video su YouTube, si guardava il video, basta. Bei tempi. Niente, non c'era niente di più complicato da fare. Erano tempi, i tempi in cui al posto dei mi piace c'erano le stelline. Belle. Cioè, eravamo una bandiera americana, già, non lo so. Poi è iniziata da lì tutta la serie di aggiornamenti. Uno utile, neanche uno. Allora, prima l'unico che fosse accettabile è quello che al posto delle stelline ci avete messo i mi piace. Vabbè. Che ha un senso, ha un suo senso. Ha un comunque, suo senso, va bene. Avete aggiunto la modalità dei commenti, alla quale però avete messo una stronzata allucinante. Perché se uno mi scrive un commento, o se io gli scrivo un commento a qualcuno, dov'è che risponde quello che ha il canale? In mezzo agli altri commenti. E il suo commento dove va? Non si sa, devi andare a ricercare tutta la lista di commenti. Sì, esatto, ma beh, dai, diciamo che è una cosa ottima, perché veramente ti fa sbroccare praticamente dalla mattina alla sera. Tu vai a cercare la risposta al tuo commento, però magari dopo un'intera giornata la trovi. Esatto, perché poi ti arrivava la notifica, tizio Caio ha risposto al tuo commento. Non è che come adesso vai a vedere subito, no, perché tu, povero stronzo, devi andarti a ripercorrere tutta la lista e vedere quanti hanno commentato insieme a te e lì cercare il commento che stai cercando. Ma è logico. Grazie, è logico, per ma questa cazzata. E questa è la cazzata numero uno, perché poi sono arrivate tutte le altre, perché giustamente lì si riuniscono tutti i capi di YouTube, Google Plus, le televisioni, così dicono, ciao dai, rompiamo ancora un po' le palle alla nostra popolazione. E che cosa hanno fatto? Hanno aggiunto i feed. Che cosa sono i feed, ragazzi? Che ne so io, allora, mai sentiti. Non li hai mai sentiti, Andrea? Te lo spiego in poche parole. Sai quando noi carichiamo un video, che no, alla fine, comunque, quando sì, tu sì, metti vedi un video su YouTube e alla fine ti appaiono tutti quei quadratini lì che hanno i video simili? Sì, sì. Quelli si chiamano feed. Però YouTube, che è veramente intelligente, non ha pensato che se io, povero demente che metto i video, i feed non li vedo. Forse io quindi non so nemmeno che feed ci sono. Io potrei mettere il video di Slender e dopo di feed c'è Sasha Grey che fa sesso con Slender. Ma che cazzo mi li metti a fare questi feed? Ha un senso, ha un senso. Tutto però ha un senso. Per loro ha tutto vagamente un senso. È un senso del cazzo. Vabbè. E poi ci sono tutti gli altri aggiornamenti inutili. Uno che era buono. Mettiamo uno sfondo personalizzato per ogni canale di YouTube. Ognuno poteva farsi il suo sfondo ed era bello per me andarmi a vedere i miei YouTuber preferiti come si erano creati il loro sfondo, tutti diversi. Adesso sono tutti uguali. Cioè adesso c'è uno spazio bianco. Completamente. È completamente tranne che una striscetta lì inutile, esatto, sopra. L'avete messo insieme Facebook e YouTube, perché ci avete messo la copertina tale quale a Facebook. Lo sfondo è diventato bianco, o ha fatto il Kirelei, sono il Papa, visto che è bianco anche lui, ha detto, ciao dai, diamo una verniciata di bianco, è tutto uguale, sono tutti uguali. Ma cosa te lo fa pensare? Dai, guarda, è così cosa bello colorato. Cosa me lo fa pensare? Guarda, francamente, tra il canaleggio videogamers che ho qua davanti
che c'è la striscia con questi tre cazzuti qua, e se poi vado a prendermi il mio di canale, cambia quello. Cambia il nome e la sfondo, forse. Esatto, cambia quello. Però ragazzi, arriviamo all'aggiornamento Power, quello proprio esatto, proprio Sua Maestà Sentiamolo, sentiamolo. aggiornamento. Allora, in cosa consiste questo aggiornamento? Sentiamo, dai. Allora, siccome io sono iscritto ad altri canali e mi piace vedere i loro video, se io non metto un mi piace o un commento, non mi arriva più la notifica che quel tizio lì ha fatto un video. E quindi io aspetto 340 anni che mi arrivi la notifica: Tizio Caio ha caricato un video. Ma che cazzo di problemi c'hai, YouTube? Mamma Ti mia, stai rovinando da grandissimo. solo. C'hai qualcosa, Ma cioè, fumi. Fumi. O fumi o ti droghi, c'è qualcosa. non capisco. Non capisco, è così comodo avere sulla home page Esatto, lì, ma un giorno, cioè, sulla tu veramente home ogni il giorno proprio. tornavi a casa, andavi sulla home page e vedevi Tizio Caio caricato, Tizio Caio caricato, adesso no, tu ti devi Più che altro seguire per perché? fila tutti i video, mettergli sempre mi piace o almeno un commento, così poi ti dice che ha caricato un video. Mamma mia, E che due grandissimo. Ma... coglioni, se non mi piace un suo video devo mettergli per forza mi piace. beh, comunque aveva un senso prima, perché comunque tu, se tu sei iscritto a un canale, si presuppone che a te quel canale piaccia, possiamo Sì, dire, che ti piace esatto. vedere i suoi video. Perciò ti fa piacere avere nella home tizio ha caricato un video. Non è che tu ti iscrivi a muzzo a tutti i canali del mondo e allora vabbè, se metti mi piace ti compare quel canale lì, se no no. Non ha senso tutto ciò. A meno che veramente non metti iscrizione a caso, allora. Esatto, Però non ha sei senso bacato. niente. Come anche il fatto che ora esistono le iscrizioni a pagamento. Ma che cazzo fai? Bah, Perché? io non capisco. Quella non l'ho capito. Quella veramente non l'ho capita. Perché? L'iscrizione a pagamento. Perché io L'iscrizione a mi dovrei pagamento, io iscrivere devo a un canale? pagare per guardare un video? Lui ha pagato per farlo il video? No. E allora perché io devo pagare per guardarmelo? Vabbè. A lui lo pagano per farlo vedere. Ma non ti devo pagare io per vederlo. Ma che cazzo? Ma non ha alcun senso questo. Quello dell'iscrizione a pagamento non ha alcun Ma anche il senso. resto A meno non ha che un non sia, a senso. meno che non sia un canale in cui si fanno concorsi a premi, che allora vabbè, capisco che forse in quel caso Concorsi a potrebbe avere premi, un che canale è della minimo lotteria? senso. solo quello. Il canale della lotteria. E comunque però se non gli metti un mi piace o un commento, la puntata dopo te la perdi, eh? Te la perdi Che cacchio? completamente. La lotteria la pigli in culo. Esatto. Cioè, veramente, proprio YouTube, dato che ormai ci conosciamo da tempo, una volta guardavo i video, adesso li carico insieme ad Andrea, quindi YouTube, detto con tutta l'amicizia possibile. Vaffanculo. Adesso passiamo invece ai 100 iscritti che volevo Esatto, ringraziare. notizia flash ragazzi, adesso siamo arrivati qua così apriamo la home, cioè guardate lì ragazzi, quel 100 iscritti, ragazzi, 100 iscritti per noi è davvero 100, un bel veramente traguardo, bello. siamo veramente contenti Esatto. perché non abbiamo iniziato proprio da tanto, da quant'è che ormai esiste il nostro canale, Andre? Lo dico subito, informazioni, noi abbiamo fatto la data di iscrizione il 21 febbraio, il primo video l'abbiamo caricato, che tra l'altro è quello di presentazione, Esatto. l'abbiamo creato, l'abbiamo 8 mesi fa, caricato, c'è comunque, scritto qua, 8 mesi fa, 8 mesi fa, 301 esattamente, visualizzazioni. esattamente, perciò in 8 mesi 100 iscritti, non è Ma tanto, non è ma non è neanche nemmeno poco, poco, perché sì, noi ci considerando accontentiamo appunto il e fatto di tutti questi amplificiamo. aggiornamenti, che se non ci mettete mi piace né un commento, non seguite più i nostri video, comunque 100 iscritti in 8 mesi, Vabbè, siamo esatto. davvero contenti, c'era. Stata bene. Beh, l'unica cosa è che vorremmo invitarvi a partecipare anche di più, possiamo dire. Diteci voi quello che dobbiamo fare, perché sennò noi. Cioè, come vedete, Cioè, ultimamente non consigliate. capisco perché da quando non carichiamo, oppure carichiamo video che non sono di videogiochi, guarda l'unboxing, il video del Games Week, siamo arrivati a 100 iscritti. Vabbè, dai, dobbiamo non caricare Cioè, ci fate dedurre che niente. giochiamo di merda. Aia, aia. Vabbè. Se volete un altro No, unboxing, vabbè. va bene, vi scartelò la carta igienica. Compro tutto e faccio l'unboxing di Va tutto. bene.
Comunque, niente, voi vogliamo veramente ringraziare e tra un po' probabilmente vi premieremo anche per questi Sì, 100 perché abbiamo iscritti in che ci mente uno sono. speciale per questi 100 iscritti, che magari domani saranno 99, però non portiamo sfiga. Speriamo. Beh, senti, hai qualcosa contro i nostri 100 iscritti che diventeranno No. 99? No, sicuramente faremo uno speciale che spero sia di vostro gradimento. Lo dobbiamo ancora fare, ma abbiamo già in mente come farlo. Sempre abbastanza sul genere horror, però sarà una cosa Sì, da qualcosa di ridere. Molto. completamente diverso, che non è né un videogioco né un video di Né unboxing, quindi se niente, esatto. non vi sono piaciuti i videogiochi e vi sono piaciuti gli unboxing, questa è una roba totalmente a parte e vi deve piacere per forza. Esatto, no, beh, niente, sarà sul genere horror, ma sarà comico, cioè nel senso lo vedrete subito, appena uscirà capirete. Niente, poi vabbè, abbiamo in mente anche un'altra cosuccia per premiarvi, però non ve la diciamo perché non sappiamo ancora bene se farlo o Cioè? meno. Comunque, dopo te lo dico, ma tu Cioè dovresti non la so nemmeno io, però saperlo. vabbè, fa niente. Ok, dopo gliela dirò anche a lui, probabilmente lui sa benissimo che cosa sto parlando, No, però non francamente si no, ricorda. però vabbè. Vabbè, poi te lo dirò. Ah, ho capito, figata. Vedi? Aspetta, eh. Gigante! Io ringrazierei particolarmente Mr. The Jack Power, il 100° iscritto, gli farei un applauso proprio di compassione. No, di compassione un cazzo, è un grande, perché il 100° iscritto deve essere ringraziato. Ma tutti! Adesso non c'ho bene la lista di tutti gli iscritti, non la vedo, non so dove sia, però vi ringraziamo tutti e poi dopo ci metteremo anche troppo a leggerla. Grazie Ciao, ciao, ciao. Jack Power, salutami Jack Sparrow, già Mr. che The ci Jack sei, Power. dato che siete. Niente, E vabbè ragazzi, il link del canale lo trovate in esatto, il link lo trovate in descrizione, descrizione. iscrivetevi anche al nostro di canale, visto, almeno andiamo a 101, dai, proviamo ad andare a 101. Esatto, la carica dei 101 Esatto, il diventiamo. video speciale esce Almeno a 101, basta, facciamo così. basta. Iscrivetevi No. anche alla pagina di Facebook, anche quella in descrizione, cioè vi faccio la lista della spesa in descrizione. E Fate tutto, mi niente ragazzi, se il video raccomando. vi è piaciuto come al solito lasciateci un commento, un mi piace, iscrivetevi numerosi e noi ci vediamo direttamente nello Esatto. speciale dei 100 iscritti. Bella ragazzi!